Buon 4 novembre 2018. Questa mattina, che è domenica, ore 7:42, si celebra il centenario dell'armistizio di Villa Giusti, esattamente 100 anni fa, 4 novembre nel 1918. Vedete il titolo assai evocativo di questo articolo del Secolo d'Italia, non l'ho scelto a caso. Quando l'Italia si riconobbe in pieno nazione. Dopo le guerre d'indipendenza, la prima sfortunata, ma che diede già l'imprimatur del Regno di Sardegna e rappresentò comunque l'inizio di un'unione tra i vari stati, nel 1848, anche se poi purtroppo si ritirarono, quindi andò male, rimase solo il Regno di Sardegna a combattere. Poi con la più fortunata seconda guerra d'indipendenza e infine con la terza, che per noi fu abbastanza sfortunata, ma che nel complesso ci comunque portò alla vittoria, grazie alla Prussia. E chi l'avrebbe mai detto che solamente 50 anni dopo la terza guerra d'indipendenza, nel 1915, Tronfio, l'imperatore d'Austria, diceva: un nemico, rivolgendosi a noi, che conosciamo molto bene e che sarà di nuovo sconfitto. Invece, nell'inverno e per tutto il 1919, ci furono soldati ed ufficiali italiani che passeggiavano da vincitori a Vienna, nella capitale danubiana. Chi l'avrebbe mai detto solamente pochi decenni prima, quando l'Italia come Stato ancora non era, ma lo era già come nazione? L'Italia era già una nazione, lo era perlomeno dal tempo delle guerre puniche, forse addirittura prima, dalla battaglia delle nazioni italiche di Sentino nel 290 a.C. Non voglio fare un video lungo perché lo voglio pubblicare adesso, subito in mattinata, e lasciare per tutta la giornata almeno. Vi lascio questo articolo, vi invito a leggerlo, ve lo scorro piano piano, poi voi se vorrete lo leggerete mettendo in pausa senza nessun problema. Io non ve lo leggo adesso perché sennò verrebbe troppo lungo il video. Vi dico solo una cosa molto brevemente, e cioè che una nazione, che piaccia o meno, ma una nazione intesa non, le nazioni sono brutte e cattive perché fanno la guerra. No, la nazione intesa come comunità, come collettività di un comune sentire, di una comune stirpe che si riconosce in se stessa e negli stessi valori. Si costruisce giorno per giorno, non è mai data per acquisita. Quando durante la seconda guerra punica tutte le nazioni, chiamiamole na le nationes, i popoli d'Italia si scontrarono con i punici, se non da prima, come ho detto, era nata una nazione, c'erano dei veterani che poi dopo quella guerra ricordarono, ci furono monumenti, ci furono grandi opere letterarie, venne ricordata per generazioni e generazioni. Quella guerra, quelle battaglie, anche quelle sconfitte, quei valori. Noi a Vittorio Veneto abbiamo riscattato Caporetto, si ricorda sempre Caporetto, ma Caporetto fu prima, Vittorio Veneto fu la vittoria che arrivò poi. Ricordiamocelo sempre quando si sente parlare: è stata una Caporetto. Sì, forse c'è stata una Caporetto, ma c'è stata anche una Vittorio Veneto che l'ha riscattata. Ricordiamocelo. C'è stata una battaglia di Canne, ma c'è stata anche una battaglia di Zama poi, che l'ha riscattata.
Ad ogni battaglia, ad ogni guerra si rinnovano le generazioni, si rinnovano nel sangue, sì, è vero, purtroppo è così. Oggi noi non siamo più abituati a pensare in questo senso. Oggi noi siamo abituati a pensare alla pace perché siamo nati, cresciuti nella pace. Pensiamo che il nostro mondo sia proprio incompatibile con la guerra, e forse è vero, è incompatibile, ma questo non significa che sia scomparsa. Non è scomparsa per tante altre popolazioni e probabilmente nel tempo, se non adesso nel luogo, ritornerà. Non è un auspicio, ma è semplicemente una fin troppo facile previsione. Anche se voi potete pensare, no, questo dice un sacco di cazzate, non è vero, non ci sarà più la guerra. Forse non ci sarà più per quelli della mia generazione, anche che non sono più giovanissimi, ma io vi dico, non è mai una vittoria, così come la pace, non è mai una pace acquisita. Niente è acquisito per l'uomo, niente. Perché? Perché le generazioni si rinnovano. Esiste la scuola? Per cosa esiste la scuola? Perché gli uomini muoiono, non necessariamente in guerra, di malattia. Muoiono perché diventano vecchi. E allora bisogna continuamente rinnovare, rigenerare e ritrasmettere. E alcuni valori si perdono nel tempo. Cosa rimane oggi di quel moto d'onda che furono le guerre puniche, o più avanti la guerra sociale che finalmente riconobbe la cittadinanza romana a tutti gli italici, quegli italici che avevano combattuto per Roma, che avevano contribuito in maniera determinante, senza i quali non ci sarebbe stato l'impero romano, e che quindi avevano diritto, che oramai parlavano latino, avevano delle istituzioni simili a quelle romane e avevano diritto ad essere totalmente equiparati. Come del resto in provincia si equiparava l'italico anche senza cittadinanza romana. E poi ancora oltre, pensate alle guerre traianee, siamo già in pieno impero. Partirono dalla mia città, da Ancona, voi sapete che io sono di Ancona. Pensate che moto d'onta, 100.000 uomini sarebbero un numero enorme. Enorme anche per oggi, cioè mobilitare 100.000 uomini. Pensate per una nazione antica, mobilitare 100.000 uomini che attraversano l'Adriatico. Wow, cioè, si crea veramente, come l'ho chiamato, un moto d'onda di pensiero di gente che ne parla e ne avrebbe parlato per generazioni a venire. Poi le guerre marcomanniche, fino ad arrivare alle invasioni barbariche. Cosa era rimasto e che cosa rimane di tutto questo oggi? Storia. Rimane storia, però non la sentiamo più. Non abbiamo più forse neanche dei monumenti. Non mi ricordo adesso se esistono dei monumenti epigrafici o comunque monumentali, che ricordino la seconda guerra punica. Qualcosa esisterà, qualche epigrafe sicuramente, ma non ci sono archi o grandi strutture rimaste. Per cui oggi è diventata solamente storia. Non abbiamo più memoria, se, come è probabile, ci fossero dei nostri antenati che hanno combattuto quella guerra. Qualcuno dirà, ma magari i nostri antenati erano anche dalla parte opposta, perché poi sapete, no, la vulgata che l'Italia è stata ripopolata praticamente da tutti i popoli del pianeta. Può darsi anche quello, ma non abbiamo comunque memoria di nulla, perché è passato troppo tempo. Le generazioni si sono rinnovate continuamente e la memoria si è perduta. Abbiamo ancora memoria della Prima Guerra Mondiale, sono passati 100 anni. Sappiamo, credo, la maggior parte di noi, che qualche nonno o qualche bisnonno oramai, per i più giovani, o anche qualche trisavolo forse ormai, ha combattuto, è caduto, è rimasto ferito, è diventato reduce, ma sta lentamente svanendo anche questo ricordo. Sono passati 100 anni.
più vicino è il ricordo della Seconda Guerra Mondiale, e non a caso la nostra società è più figlia della Seconda Guerra Mondiale, che è stata una sconfitta che ha portato come esito una guerra civile, ha portato come esito la demonizzazione di molti dei valori, e non sto parlando del fascismo, il fascismo ha incarnato e si è servito di alcuni valori che ci credevano, che ci avessero creduto o meno i fascisti in generale, ma di sicuro c'è stata una demonizzazione dei valori risorgimentali e nazionali. C'è un articolo oggi sul Corriere della Sera che una volta era il grande quotidiano dei liberali, oggi molto meno, sicuramente, è più progressista. Però diceva, forse erano parole di Mattarella, che il patriottismo non significa nazionalismo estremo. Però vorrei anche chiarire una cosa che non si dice, che per patriottismo si può anche combattere, e purtroppo quando si combatte si può anche morire. Voi potrete dire che non ne vale la pena, che uno deve essere libero di decidere, ma quando ti arriva l'invasore, tu non sei più libero. Capite che cosa voglia dire? Non sei più libero, che tu lo desideri o meno. Non è perché batti i pugni sul tavolo che resti libero. La libertà è un'eterna vigilanza. La memoria è un eterno trasmettere il ricordo, la narrazione. E se noi dimentichiamo di essere nazione, dimentichiamo la nostra memoria, dimentichiamo noi stessi, poi non possiamo lamentarci se le cose non vanno, se lo Stato è decrepito e si frantuma, perché lo Stato non è un'entità a parte, non sono quei politici brutti e cattivi che si dice, vabbè, ma io rubacchio, io ho fatto qualcosina, però non dovete guardare a me, guardate a quelli là che rubano di più, guardate i politici, guardate i grandi. No, guarda te stesso allo specchio, prima di tutto, e non crucciarti, non dire che palle questo, non rompere. Prima di alzare il tuo dito e difendere le tue porcate, guarda quello che fai tu prima di indicare gli altri, che magari rubano più di te, perché no? Ma questo non giustifica te. Se altri hanno comportamenti criminali, se altri hanno comportamenti deliranti, se altri insultano la nazione, la patria, e tu non fai niente per essa, non ti giustifica. Quindi, così come 100 anni fa, tutte le campane d'Italia suonarono a festa, tutti tricolore, venivano mostrati orgogliosamente alle finestre, anche dalle case più umili. Non dico di farlo oggi, anche se sarebbe auspicabile, non lo dico perché la gente oramai si vergogna, dice poi mi prendono per fascista, dicono perché c'è questa bandiera? La gente, i dirimpettai, quelli che stanno vicini. Che succede? Perché ha messo la bandiera? È un fascistone? Non vi chiedo questo, anche se sarebbe auspicabile. Vi chiedo solo di ricordare che oggi sono passati 100 anni da quando i ragazzi del 99, del 1899, ma anche altri, anche quelli che allora avevano 40 anni, e che sono partiti, hanno combattuto, sono morti, sono rimasti feriti, mutilati, hanno dato anni della loro vita. E vi assicuro che la maggior parte non è stata lì perché costretta. Certo, ci andavano perché era un dovere, ma non è come si penserebbe oggi. Un dovere perché ti venivano a prendere i carabinieri a casa col fucile puntato. I soldati il fucile lo avevano. Lo avevano. Quindi dare a
a dei soggetti completamente, diciamo, contrari, che sarebbero stati capaci di qualunque cosa, di scappare, di uccidere, pur di non affrontare i pericoli della trincea, non avrebbe avuto molto senso. Il fatto è che la popolazione all'epoca aveva dei valori per cui, anche se controvoglia, anche se nessuno andava lì, qualcuno sì, non è vero che nessuno, qualcuno andava volontario, sapeva i rischi che correva e ci andavano, perché non sono tutti vigliacchi, non sono tutti coraggiosi solamente quando c'è da pestare le mani qualcuno in discoteca, qualcuno che ci sta antipatico, qualcuno che riteniamo che non ci abbia mancato di rispetto, non è quello il coraggio. Il coraggio quando la tua patria è in pericolo e tu accetti di prendere le armi, di indossare il grigio verde di soldato e di andare sulla linea del fronte. È quando la forza, è quando la violenza, che non dovrebbe esserci nel campo del privato, nei rapporti tra cittadini, tra privati, si riversa, si irradia come una cintura d'acciaio indistruttibile a protezione della nazione, che non è un'entità a sé stante così come non lo è lo Stato, ma siamo tutti noi. È questo che non si capisce. E io spero che questo sarà un piccolo contributo affinché, lo so, non cambierà le cose, ma un piccolo contributo assieme a tanti piccoli altri, piccoli mattoncini per ricreare il ricordo. Ora vi saluto, riflettete su queste parole, se volete riguardatevi a questo video, cercate di capirne il significato profondo e ricordatevi oggi e sempre: viva l'Italia, viva la bandiera. Mi verrebbe da dire viva il re, perché è grazie al re d'Italia che noi siamo nazione. Ma non crediate, io non sono così monarchico in maniera gratuita. L'Italia può essere benissimo una repubblica se la repubblica funziona bene e se è una repubblica che comunque riconosce la storia anche dell'età monarchica e ne riconosce i meriti. Viva la Repubblica, viva l'esercito, ma soprattutto viva l'Italia. Buon 4 novembre a tutti gli italiani.